saw diamonds and skies. And I did all for you, 'cause you wanted me to. In your eyes I saw diamonds and skies. And I did all for you, 'cause you wanted me to. Buonasera cari e gentili telespettatori, benvenuti all'appuntamento con l'informazione e apriamo questa sera con un report che ci parla di Covid nell'ultima settimana nella zona dell'Isola d'Elba. Gli aggiornamenti ci arrivano dalla azienda sanitaria locale di competenza e ci raccontano che nell'ultima settimana, negli ultimi 7 giorni sull'Elba ci sono stati 356 nuovi casi di positività, di cui 168 pari al 47% con meno di 35 anni. E la suddivisione per i comuni è la seguente: 95 a Campo nell'Elba, 32 a Capoliveri, 10 a Marciana, 16 a Marciana Marina, 40 a Porto Azzurro, 137 a Portoferraio e 26 a Rio. Rimaniamo in qualche modo in tema Covid e parliamo di Green Pass sui traghetti, o quantomeno Super Green Pass sui traghetti. C'è una interpellanza presentata dalla Lega in Senato affinché sui traghetti delle isole minori non venga richiesto il Super Green Pass ma il Green Pass normale. Ce ne parla Marco Landi, che dice i tempi sono troppo lunghi, il presidente della regione toscana dovrebbe adottare un provvedimento ad hoc. L'utilizzo dei traghetti sia consentito a chi è in possesso del Green Pass base e non nella versione rafforzata. E questo è quanto prevede un emendamento della Lega al decreto legge Natale in conversione al Senato. Una proposta di modifica a cui ha collaborato anche il consigliere regionale Marco Landi. Con questo emendamento, spiega Landi ringraziando i firmatari, andiamo a sanare una discriminazione intollerabile ai danni di chi abita sulle isole. Ad oggi, infatti, le norme prevedono che, fatta eccezione per motivi di salute o scolastici, tutti i passeggeri debbano essere in possesso del certificato verde rafforzato. Resto fermamente convinto dell'opportunità di sottoporsi a vaccinazione, ma è inaccettabile che chi abita sulle isole, purtroppo già per questo penalizzato dalla carenza di alcuni servizi, debba subire ulteriori limitazioni. Durante i giorni trascorsi a Roma per l'elezione del Presidente della Repubblica, ho sollecitato i parlamentari della Lega, ricevendo una immediata risposta positiva e oggi vediamo un primo risultato, conclude Landi, che rinnova l'invito al Presidente Gianni perché emani un'ordinanza che cancelli l'obbligo del Super Green Pass. E adesso cambiamo argomento, parliamo di un architetto naturalista molto conosciuto sul territorio dell'Isola d'Elba, si chiama Silvestre Ferruzzi, ci racconta i caprili, ovvero le suggestive strutture in pietra che si possono visitare lungo il percorso la Via dei Pastori, ma anche in altre zone dell'Isola d'Elba. Lo fa attraverso il suo libro che si chiama I Caprili dell'Elba e che ha scritto insieme a Fausto Carpinacci. Trekking, natura, enogastronomia, espressioni del moderno turismo ecologico e sostenibile proiettati sul territorio montano dell'Elba attraverso la lente della storia e del mondo contadino pastorale. Ecco cosa ha dichiarato Ferruzzi. Il libro si intitola semplicemente Caprili dell'Elba. Spesso Cespugliosa ha invaso di nuovo questi recinti, queste strutture, rendendoli nascosti, cioè non permettendole più la vista. Hanno nomi ognuno particolari? Sì, qualcuno magari ne ricordiamo, qualche resta di possiamo ricordare. Allora, quello più famoso è sicuramente il Caprile delle Macinelle. Le Macinelle è una località che prende il nome anticamente dalle macinielle, ovvero delle piccole pietraie che lassù non mancano, e è un caprile molto particolare perché oltre al recinto ci sono due piccole capanne, entrambe costruite sempre dal Bambino Martorella e addirittura su una roccia alla quale si innesta questa capanna c'è una lettera
M maiuscola, che è la firma proprio di Mabiliano Martorella. Avrete notato che nell'ultima settimana c'è un gran bel tempo e il sole fa venire in mente la primavera, che sta arrivando a grandi passi. La primavera fa venire in mente la bella stagione e quindi di conseguenza l'Elba torna in televisione. Infatti è protagonista su una serie di puntate che si chiamano Green Explorer, che andranno in onda sul canale 176 della piattaforma di Sky. L'Elba è l'isola dei sapori, figli di antichi saperi, è da qui che prende spunto il viaggio di Green Explorer in onda nell'anteprima di giovedì 10 febbraio su Explorer canale 176 di Sky. È un viaggio tutto green alla scoperta delle isole italiane e del loro ambiente naturale. Si tratta di 12 puntate di 26 minuti ciascuna. Il conduttore sbarca all'isola e si immerge fra le vigne di Antonio Arrighi, produttore del vino che nasce dal mare. Questa è una delle realtà del progetto Made in Elba, promosso da Simona Sardi, general manager del Baia Bianca Suites di Porto Ferraio. Si tratta di una iniziativa che ha lo scopo di valorizzare la produzione locale nel rispetto dell'ambiente. È il caso di Terra e Cuore, un'azienda agricola a Porto Azzurro, su una collina che domina l'isola. Qui, in compagnia di una cinquantina di capre, producono formaggi ed un gelato davvero particolare con aromi locali e latte di capra. Poi la volta del Capepe a Marciana. Le ceste ricolme di frutta percorrono poche centinaia di metri fino al laboratorio dove Doriana Mangini in poche ore avrà già trasformato tutto in una confettura e chiuso i barattoli. E adesso c'è la pubblicità. Sabato 12 febbraio alle 21.30 al Teatro dei Vigilanti con ingresso gratuito è previsto il quinto memorial per Giovanna Fratini Ciaponi. Il 12 febbraio al Teatro dei Vigilanti Renato Cioni si terrà il quinto memorial intitolato Giovanna Fratini Ciaponi. Il figlio Marco, apprezzato tenore, lo annuncia così. Ciao a tutti carissimi amici elbani e nonna. Vi aspetto il 12 febbraio alle ore 21 al Teatro dei Vigilanti Renato Cioni per il quinto memorial Giovanna Fratini Ciaponi. Ci sarò io, ci saranno dei fantastici amici e colleghi per un concerto indimenticabile. Non c'è bisogno di prenotazione, quindi venite, sedetevi e godetevi lo spettacolo. Lo spettacolo inizierà alle 21.30 e l'ingresso è completamente gratuito. Naturalmente dovranno essere rispettate le norme anti-Covid. All'ingresso sarà chiesto, oltre al Green Pass, anche una piccola offerta, se ne avrete piacere, per l'associazione Diversamente Sani. Bene, con questa ultima notizia noi ci salutiamo anche per quest'oggi. Vi ricordiamo che se volete iscrivervi al canale YouTube di Elba Press potete farlo cliccando mi piace, iscriviti, mi piace, il campanello per essere aggiornati su quelle che sono le novità delle pubblicazioni della redazione di Elba Press. Intanto grazie per essere stati con noi e appuntamento alle prossime edizioni.